Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi 19 novembre, lunedì. I giornali, come sapete, sono non del tutto carichi, ma soprattutto oggi, come tutti quanti i lunedì, ci sarà Quarta Repubblica. Sono un po' spettinato, quindi ci sarà qualcuno di voi che si lamenterà sui miei capelli. Però andiamo alla sintesi di quello che avviene oggi in giornata. Oggi è ancora una giornata da Terra dei Fuochi, cioè andranno tutti quanti in delegazione alla Terra dei Fuochi e ci spiegheranno che con un decreto faranno la guerra ai roghi. Complimenti. Sia molto chiaro. Oggi con Concita Sannino, poi tutti quanti i giornali raccontano la differenza che c'è tra i roghi e i termovalorizzatori, cioè i roghi sono esattamente il motivo per il quale ci devono essere i termovalorizzatori e le discariche sono molto peggio dei termovalorizzatori. Questa cosa la capiscono tutti, la capiscono a Copenaghen, dove chi è che lo scrive oggi? Qualcuno oggi scrive che a Copenaghen, mi sembra che sia il Mattino oggi, il direttore del Mattino ci spiega per quale motivo a Copenaghen il 90%, 98% dei rifiuti viene o termovalorizzato oppure riciclato, ma si tratta e hanno fatto un termovalorizzatore nel centro della città e non è la Cina dove ne costruiscono 30, stiamo parlando di un paese che viene considerato anche dai nostri uno dei più verdi ambientalisti. Sostanzialmente però c'è un'offensiva del Movimento 5 Stelle che ha una delle sue stelle nel cosiddetto ambiente, che non è l'ambiente, è l'ambientalismo da salotto, cioè quelli che possono inventarsi le pippe ideologiche sull'ambiente sono esattamente macroniani. Mi diverte molto perché in realtà oggi io sto con la signora di Parigi, loro stanno con la signora di Parigi che c'è la metro sotto casa e vuole l'auto elettrica e vuole il riciclo dei rifiuti. Io invece sto con la signora che è della campagna rurale, come viene definita, francese, che ha un SUV da 11.000 euro e che non vuole pagare di più la benzina e le revisioni rispetto a quello che Macron invece ha pensato, avendo sempre avuto lui la macchina blu. Chiaro? Questo nell'eterogenesi dei fini, gli ambientalisti da salotto sono i grillini, che difatti si vede perché sono... Se tu vedi e senti dire a Paragone, che è stato prima leghista, poi berlusconiano, entrato come leghista all'interno della RAI, e oggi grillino, che ci spiega che devono spegnere 13 termovalorizzatori in Lombardia, la sua Lombardia, e poi senti Barbara Lezzi, oggi intervistata, cosa dice? Che ci vuole una graduale chiusura di tutti i termovalorizzatori in Italia, cioè abbiamo un problema di emergenza in Italia dove non ci sono i termovalorizzatori e questi vogliono la chiusura di quelli che ci sono, allora veramente allarghiamo le braccia e diciamo se questi sono quelli che ci governano, veramente da mettersi le mani nei capelli. Per fortuna che la Lega c'è e per fortuna che gente come Paragone e Lezzi nella Lega non militano più. Straordinario oggi sul movimento di Salvini il Fatto Quotidiano, che titola tutta pagina, e poi il giornale aveva questa prerogativa di essere la macchina del fango e neanche noi che siamo molto polemici avremmo fatto una cosa di questo tipo: Salvini mini socio dell'A2A, perché sostanzialmente avranno visto che Salvini nella sua dichiarazione dei redditi ha poche migliaia di euro investiti in una società che si chiama A2A, che è la società ex municipalizzata milanese, la AEM, e questa A2A è quella che ha il termovalorizzatore, la gestione del termovalorizzatore di Acerra, Sancra A2A, che lo riesce a gestire bene. Qualcuno dirà, chi è che ha scritto qualcuno qua sulla mia pagina oppure sul sito, ha detto i termovalorizzatori non sono gestiti dai privati? No, alcuni sono gestiti dai privati bene, come quello di Acerra, dove c'è A2A che gestisce, e quindi il fatto che Salvini abbia poche azioni di A2A vuol dire che lui è un po' in conflitto di interessi. Io la trovo una cosa straordinaria quanto questi sono veramente andati via col cervello. Oggi la Gabanelli, che era candidata da Travaglio, dal Movimento 5 Stelle, alla Presidenza della Repubblica, cioè la donna che combatte sulle vere questioni ambientali, contro l'ENI, contro l'ENAL, contro la Big Pharma, contro Moncler, contro tutti i cattivoni di questo mondo, contro la Juventus, eccetera, oggi però parla di prescrizione la Gabanelli e dice che in realtà in Italia si sono prescritti l'anno scorso 130.000 processi contro i 213.000 del 2004, quindi 80.000 processi in meno, non è poco come riduzione, anche se 130.000 sono troppi, ma la cosa sostanziale è che la Gabanelli scrive quello che tutti sanno, tranne buona fede, e cioè che tra il 60 e il 70% dei processi sono prescritti negli armadi dei PM, cioè sono i giudici che non riescono a finire le indagini o a chiudere le indagini in tempo nei 7 anni e mezzo, che è il minimo della prescrizione, poi sia 15, poi sia 20 anni. Quindi è colpa delle indagini, non degli avvocati azzeccagarbugli, frase scritta esplicitamente dall'amichetta di Travaglio. Si leggesse la sua amichetta, così non ci rompe le balle a noi.
Boeri oggi intervistato dal Corriere della Sera, oggi i giornali non hanno notizia, tant'è che il Corriere della Sera parte con l'intervista di Boeri, ci dice che in realtà i conti su quota 100, cioè i 7 miliardi assegnati al fondo per quest'anno, per l'anno prossimo e per l'anno dopo ancora, non sono sufficienti. Dice che si spenderà molto di più, non lo spiega in maniera molto chiara, però si capisce che il presidente dell'INPS è convinto che questi soldi non siano sufficienti. Adesso io mi chiedo come sia possibile che il presidente dell'INPS dica una cosa che l'ufficio della Camera, i tecnici, la Corte dei Conti ancora non hanno detto. Può anche essere che abbia ragione, voglio essere laico, ma mi sembra che la procedura sia talmente complicata e sia stata anche bocciata su alcuni aspetti molto critici, tipo la crescita del PIL, tipo il deficit che si considera superiori, che secondo me, non so se Libero Nuvola, come dice ora Boeri, ha rotto, ma certamente quando lui ci spiega che il problema dell'INPS è che i suoi dipendenti vengono, rischiano la vita perché ci sono degli arrabbiati che vanno all'INPS, io ricevo centinaia di mail di gente che non riesce a capire perché gli è stata negata la richiesta, non riescono ad avere una risposta, non riescono ad avere un contatto telefonico, quando vanno all'INPS vengono trattati come dei numeri. Allora io forse più di preoccuparmi, legittimo rischio che corrono secondo me inferociti i cittadini, i dipendenti dell'INPS, cerchiamo anche di renderla un po' a misura umana, perché da una parte ci sono i tanti importanti, bravi dipendenti dell'INPS, dall'altra ci sono 20 milioni di pensionati e altrettanti che vogliono capire che cosa succede. Adesso non so se è colpa del governo dell'INPS, ma mi sembra che il tema fondamentale sia far capire ai nostri pensionandi che cosa devono, di che morte devono morire. Questo forse è il problema. Oggi sul Sole 24 Ore scopriamo che nel 2019 andranno in pensione 620.000 persone, 437.000 saranno di quota 100, 54.000 saranno per pensioni anticipate previste anche con la legge Fornero, 58.000 per vecchiaia, cioè 67 anni, e 70.000 addirittura sono i cosiddetti precoci, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare presto. Quindi, a parte diciamo i 437.000 della quota 100, ci sono 200.000 pensionati. Allora, nella mia testa, cosa succede? Se andranno in pensione, se quest'anno sono previsti 200.000 e con questa legge ne dovrebbero andare via 400.000, cioè il doppio di quanto è previsto normalmente con la Fornero, beh, qualche rischio per i conti c'è. Bastano i 7 miliardi? Non lo so. Boeri dice che non bastano, qualcuno dice che invece sono ben prezzati, anche perché quelli che andranno in pensione oggi con la quota 100 non potranno cumulare pensione e lavoro, quindi non saranno così invogliati ad andare in pensione a 62 anni se sapranno che nei prossimi anni non solo avranno meno pensione, perché pagheranno 5 anni di contributi in meno, ma soprattutto non potranno fare lavoretti se non in nero, cosa che certamente faranno mano sul fuoco. E l'altra cosa che vi segnalo è Telese su Burioni, perché lì che cosa succede? Che Dario Corallo, che ieri ha partecipato all'assemblea del PD, dice una cosa sacrosanta, e cioè dice che Burioni bullegge il 99% delle persone meno preparate che esprimono semplicemente un dubbio. Bravo! Bravo Dario Corallo! Io sono per i vaccini, sono per l'obbligatorietà dei vaccini, ma se pongo un dubbio vengo bulleggiato da Burioni, che pensa di essere Dio sceso in terra. A me Burioni mi sta sulle balle. E quindi quando uno della sinistra utilizza Burioni, candidato secondo Renzi, a diventare il simbolo del PD, c'ha ragione Corallo, c'hanno ragione Telese, il punto sapete qual è? Non è Burioni, è l'arroganza di questi che ci hanno spiegato dove dovevamo andare, quanto facevano tutto giusto, motivo per il quale io non ho simpatia nei confronti di questo governo, ma mi ricordo l'arroganza di quelli là, mi ricordo l'arroganza di Burioni, mi ricordo l'arroganza di Renzi, mi ricordo l'arroganza della Boschi che si fa candidare a Bolzano per essere eletto e se ne sbattono di come va a finire il partito, me la ricordo questa arroganza. E se Dario Corallo, giovane, trentenne, che non voterei mai, di quella sinistra che ovviamente non voterei mai, dice una cosa sacrosanta, cosa dice? Dice il PD alla Burioni è quello che dobbiamo evitare. Clap, clap, clap. Poi saranno affari loro, perché a me del PD interessa zero. Zero. Ultima cosa che vi segnalo, molto bella, oggi lunedì forse avete un po' più di tempo, tanto sul Brasile, sui giornali c'è poco, e Burioni come Massimo Fini, dice Silvia, non lo so, però è insopportabile. Cosa intende dire Draghi? Non lo so cosa intende dire Draghi. Draghi dice semplicemente una cosa, che ha aiutato l'Italia per gli ultimi anni e che non so se riuscirà a farla da giugno in poi, quando non sarà più governatore della Banca Centrale Europea. Bene, Elvira Serra fa un'intervista a Costanzo, di cui ho molto poco interesse nel capire
Ma che cosa voglio dire? Ormai sappiamo tutto quello che vuole Maurizio Costanzo, però vi devo dire la verità che c'è una cosa molto ben fatta, per questo vi consiglio di leggerla ai centinaia di pseudo giornalisti che girano sulla rete e girano sui giornali. Un'intervista che è fatta dalle risposte dell'intervistato e non dalle domande dell'intervistatore. Domanda secca, risposta interessante. Domanda secca, risposta interessante. Brava Elvira Serra, non la conosco. Oggi sei riuscita a farmi leggere anche l'intervista a Costanzo. Questa sera a Rete 4, in prima serata, lo sapete tutti quanti, c'è Quarta Repubblica. E siccome molti ancora non lo sanno e poi se ne accorgono troppo tardi, invece dovete essere lì dalle 9:30. Vincenzo, buongiorno, ti seguo anche dal Canada, non so se sei dal Canada, riesci a vedere Rete 4. Mi raccomando, e Travaglio ha attaccato ancora Salvini per l'azione di A2A, che ne dici, mi chiede uno di voi, e riguardati quello che ho detto, tra l'altro te la puoi vedere in podcast, te la puoi vedere sul sito Nicola Porro, te la puoi vedere su YouTube, questa zuppa la puoi vedere ovunque, ora che ho finito la diretta, ovviamente sei entrato in diretta un po' tardi e non hai sentito quello che ho detto prima. Insomma, per farvela breve, questa sera Quarta Repubblica, mi sto perdendo oggi con tutte queste specie di involuzioni nel mio linguaggio, ma questa sera 21:30, Quarta Repubblica, mi raccomando, tanti a guardare per quale motivo anche sui rifiuti Lega e Movimento 5 Stelle si spaccano quando un'idea sola ci dovrebbe essere sui rifiuti, che i termovalorizzatori non fanno male e che un termovalorizzatore per ogni provincia non mi sembra uno scandalo, ma mi sembra una cosa di buona. Abbiamo provato a far venire Pizzarotti, che fu cacciato a calci nel sedere dal Movimento 5 Stelle. Vi racconto questo dettaglio su Pizzarotti. Pizzarotti è stato mandato via dal Movimento 5 Stelle perché ha fatto il termovalorizzatore a Parma. Allora, che cosa? Noi l'abbiamo invitato, abbiamo detto scusami, ma tu hai fatto il termovalorizzatore a Parma, quindi insomma sai benissimo cosa vuol dire governare, che è diverso da fare promesse elettorali. E Pizzarotti che cosa ci scrive, il suo portavoce? Pizzarotti al momento non intende intervenire fin tanto che il tema, per ora polemica politica interna al governo, non diventerà una questione più approfondita, con costi e benefici a lungo termine. Giustamente non intende entrare in una questione che al momento è più da titolo di giornali che altro. Ma che sta di? Ma come parli? Ma cosa dici, portavoce? Ma cosa dici, Pizzarotti? Ti hanno cacciato dal Movimento 5 Stelle perché hai fatto un termovalorizzatore. Oggi il Movimento 5 Stelle vuol far fuori tutti i termovalorizzatori della Lombardia. Cacchio, vuoi dire la tua? Se non la vuoi dire, ce ne faremo una ragione. Chiaro, Pizzarotti? Ce ne faremo una ragione, ma non mi fare la supercazzola! Pizzarotti al momento non intende intervenire fin tanto che il tema, per ora polemica politica interna al governo. Ma va a quel paese! Ci vediamo questa sera senza Pizzarotti, sarà molto meglio. Ciao!